Eccoci, siamo in diretta. Buonasera, ben ritrovati a tutti i nostri amici delle edizioni Ares. Questa settimana, come avrete capito, è un po', per così dire, la settimana degli alpini. Proprio 2 giorni fa abbiamo presentato il testamento del Capitano Grandi, Vita breve di una leggenda degli alpini, un libro di Marco Della Torre, primo profilo di Giuseppe Grandi, morto sul fronte russo. In circostanze anche toccanti, se vogliamo, volle che negli ultimi istanti il suo passaggio fosse accompagnato dal canto alpino Il testamento del capitano. È uno dei personaggi cui Eugenio Corti ha dedicato dei passi del Cavallo Rosso. Ricordiamo che poi ci troviamo in un contesto ancora più grande che quello del centenario della nascita di Eugenio Corti. Che ricordiamo periodicamente e in particolare ogni 21 del mese in tutto questo 2021. È stato presentato dunque 2 giorni fa durante la diretta con l'autore Marco Dalla Torre, con lo storico Alberto Leoni, moderati da Chiara Telmon, diretta che potete naturalmente rivedere qui sulla nostra pagina Facebook. Questa sera parliamo sempre di un alpino che non è morto in Russia, è stato l'ultimo reduce, ma dopo una lunga e dolorosa prigionia. E ne parliamo con i nostri ospiti che vedete già in collegamento: Manlio Paganella, l'autore di Enzo Boletti, Dall'inferno sovietico al miracolo economico, e con i figli di Enzo Boletti, Maddalena e Nicola, che vedete in collegamento con noi. Grazie intanto per la vostra disponibilità a parlare di qualcosa che poi vi tocca personalmente. Grazie Tra a lei. poco, ecco, tra poco entreremo nel vivo. Come sempre, facciamo semplicemente un rapido riepilogo delle novità di casa Ares. Ricordo intanto il numero monografico di Studi Cattolici dedicato alla scrittrice Irene Nemirovsky. Presentato anche questo pochi giorni fa, che potete scaricare gratuitamente dal sito delle edizioni Ares. Nuovi echi sulla stampa per quanto riguarda la biografia di Flannery O'Connor, scritta da Fernanda Rossini, ne hanno parlato Pier Giorgio Chiarini su Brescia Oggi e Fabio Canessa su Il Tirreno. Famiglia Cristiana si è occupata invece del profilo di Raymond Carver di Antonio Spadaro, mentre Donna Moderna ha letto il romanzo di Nicoletta Sipos, Lena e il Moro. E ancora Dino Buzzati, ne ha parlato l'Indice dei libri del mese, che ha ricordato anche il libro di Antonia Aslan, Il Buzzati, Bricolaire e cronista visionario. Veniamo dunque alla biografia di Enzo Boletti, che mostriamo ancora una volta, e come abbiamo detto, ne parliamo con l'autore e con i figli di Enzo Boletti, sottotitolo Dall'inferno sovietico al miracolo economico, ma anche dalle rive del Garda al gelo della Siberia, dalla tranquilla vita di provincia alle contraddizioni e ai drammi del secolo breve. Si tratta di una biografia che è un po' come un caleidoscopio attraverso la quale vediamo appunto questi drammi e anche le grandi speranze che poi hanno animato specialmente la seconda metà del Novecento, un secolo di cui Boletti è stato appieno protagonista, proprio in tutte le dimensioni, potremmo dire, ha conosciuto gli orrori del secondo conflitto mondiale, sul fronte orientale. Prima come eroe della resistenza polacca e poi prigioniero in Russia, come vi racconteremo tra poco, e protagonista anche poi della vita pubblica dopo il rientro in patria, animatore instancabile, oltre che amministratore pubblico, punto di riferimento, fondatore del Museo Internazionale della Croce Rossa a Castiglione delle Stiviere, che racconteremo anche questo, poi divenne la sua patria di elezione. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, faccio un rapido cenno, prendendo in prestito le parole che il nostro direttore Cesare Cavalleri, con cui descrive con queste parole nella biografia, nella prefazione alla biografia,
ricordando che Boletti è uno dei personaggi citati da Eugenio Corti, anche lui, nel Cavallo Rosso, e descrive quest'opera di Manlio Paganella come non solo un tributo doveroso e partecipe a un personaggio esemplare, è anche, dice Cavalleri, è anche un romanzo d'amore, dell'amore di Enzo e Ines nella temperie di una guerra scellerata e poi nel riscatto di un popolo. Questa vita dunque è stata ricostruita da Paganella, che per Ares ha già pubblicato un profilo di San Luigi Gonzaga e la dottrina sociale della Chiesa e il diritto naturale. Lascio subito la parola all'autore con la più scontata delle domande: come e perché è nato questo libro? Grazie, un cordiale saluto a chi ci ascolta, all'Ares, che considero la mia casa editrice, perché questo è il quarto volume che viene pubblicato dagli amici dell'Ares, e un grazie di cuore al direttore Cesare Cavalleri, che ha voluto onorarmi o onorare la mia fatica con la sua prefazione. È andato a cogliere lo spunto esatto, andando a prendere la pagina di Corti del Cavallo Rosso per indicare Boletti fra gli irriducibili, insieme a un altro personaggio che occupa una parte significativa del libro, che è Don Giovanni Brevi, il mitico cappellano della Iulia e poi della Tridentina, ma insomma è il cappellano degli Alpini, che tornerà in Italia nel 54, nel febbraio, 7-8 mesi prima del ritorno di Enzo Boletti. Io ho conosciuto il cavaliere Enzo Boletti, dico cavaliere perché a Castiglione è conosciuto così, il cavaliere, non il commendatore, Gran Croce, quant'altro, ma il cavaliere. L'ho conosciuto perché sono venuto a Castiglione nel 58, ho fatto il liceo, che è stato anche il suo e della signora Ines, il classico Bellini Pastore. Ho avuto l'opportunità di parlargli tante volte, era amico di mio papà, e poi ho conosciuto la famiglia e ho avuto anche la fortuna di incontrare negli ultimi anni la signora Ines e di parlarle frequentemente. È stata una conoscenza arricchente per me e estremamente indicativa anche della cifra dell'uomo Enzo, perché spesso dico che un uomo lo si giudica anche dalla statura della compagna, e devo dire la verità. Studiando più a fondo, già sapevo tante cose, ma anche la signora Ines ne ho trovato non solo il medico scienziato che nel 55 ha riempito un po' tutti i giornali perché è stata la prima contaminata dagli isotopi radioattivi che lei manipolava per curare i tumori all'ospedale oncologico di Ancona, ma poi ho visto in lei il riferimento a cui Enzo faceva appello nelle notti infernali di Russia, in quelle buie sottoterra carceri. Come nasce? Ma nasce da questa conoscenza, dalla stima grande dell'uomo, dalla importanza della sua famiglia, e nasce anche dal fatto che la sera prima delle esequie in chiesa mi telefona la signora Ines dicendomi: professore Enzo avrebbe avuto piacere che lei dicesse due parole al suo funerale. Io sono rimasto commosso da un lato, ma anche molto colpito dall'altro, perché mi sembrò un'impresa. Da lì il contatto si è fatto più intenso, la conoscenza quotidiana con Nicola, le lunghe conversazioni, la conoscenza con Maddalena, e quindi una famiglia che in qualche modo ho imparato a conoscere dall'interno. Scrivo nel 2010, fine 2010-2011, mi decido a scrivere, perché un paio d'anni prima la signora Ines, con il consenso di Nicola e di Maddalena, mi consegna copia di 16 pagine scritte da Enzo Boletti, che aveva cominciato dopo anni e anni e anni di insistenza a scrivere qualcosa della sua vita
soprattutto riferita all'avventura polacca. Poi l'ultima parola è segnata da uno strappo di penna, e quello è il segno dell'ictus che nel 95 colpì ferocemente Enzo Boletti, che però seppe combattere per se stesso e per la sua famiglia ancora 10 anni prima di passare a miglior vita. Scrissi l'introduzione, che pallone, e le dico la verità, mi costò molta fatica. Scritta l'introduzione, molto lunga, fra l'altro prolissa, che poi ho un po' alleggerito, ho chiuso, ho aspettato un po' di tempo, ho cominciato a documentarmi, poi qualche impegno pubblico mi ha distratto, eccetera. Poi una volta ritornato, quasi 7-8 anni dopo, ho ripreso con ferocia, diciamo così, in mano il libro, e in un anno e mezzo l'ho scritto, con il conforto dei figli Nicola e Maddalena, che mi hanno fornito tanto materiale. Non credevo che ci fosse tanto materiale, soprattutto giornalistico, perché i giornali hanno parlato tanto di Enzo e anche tantissimo di Ines. E poi negli archivi di famiglie, delle famiglie, epistolari e quant'altro. E ne è venuto fuori un personaggio straordinario. Lo sapevo, mio papà me l'aveva parlato tante volte, ma poi quando ti immedesimi nell'avventura di vita di quest'uomo, allora ne sei preso. Ho fatto fatica a scriverlo, qualche pagina mi è costata sofferenza, e ho pensato che quella sofferenza minima di me che scrivevo pensando a lui, ho pensato alla gigantesca tragedia dell'uomo solo nelle steppe russe, abbandonato da tutti, e che ha trovato la forza di riportare se stesso in patria e costruire una bella famiglia. È un impegno morale il mio, è stato. Sì, bisogno di costruire la memoria. Io ho visto anche recentemente, prendo un altro episodio, le foibe. In più di un'occasione in questi ultimi anni mi hanno chiamato a parlare, a dire quant'altro. Sono rimasto sbalordito come l'italiano abbia dimenticato tutto e in qualche modo abbia dimenticato anche personaggi come Enzo Boletti. Mi viene in mente un'espressione, guardi, non so se è di Revelli o di Elnet, non lo so, in un libro sugli alpini dice, rivolgendosi a Enzo: caro Enzo, fortunatamente tu sei stato dimenticato, pensa a chi invece è tornato a casa e ha ricevuto anche gli insulti e quant'altro. Io di fronte a queste cose avverto una sola medicina: la memoria, lo studio della memoria, la riscoperta delle radici, la lezione dei nostri padri. E quella di Enzo Boletti è una lezione paradigmatica, perché comincia nel 19, perché nasce il 6 dicembre 19 e finisce nel 2005, quindi praticamente attraversa tutto un secolo, e fra l'altro ci fa vedere i 10 anni di Russia da una angolazione diversa, non quella degli IMI, degli internati militari, non quella degli alpini in catene, ma quella di lui solo al circolo artico a meno 40, meno 60 gradi, abbandonato a se stesso. Ecco il motivo per cui questo libro è nato, e certo, soddisfatto, si vuole sempre fare di più, però in pace con me stesso, perché credo di aver assolto a un impegno morale. Questo libro ha tra l'altro la caratteristica di essere scritto insieme con la competenza del biografo e anche con il coinvolgimento, la vicinanza dell'amico che ha conosciuto, che si è sentito direttamente coinvolto nella storia del suo protagonista. Voglio dire, mi sono sentito quasi partecipe io, che ho collaborato semplicemente a livello di correzione di bozze, quindi figuriamoci chi se ne è
chi ne è toccato direttamente da questa storia. Ecco, prima appunto di cominciare a descrivere i fatti e in particolare poi la guerra e la prigionia, come vedremo, vorrei lanciare, chiedere una rapida riflessione rispettivamente a Maddalena e a Nicola Boletti su appunto questo libro che non è la solita, per dire, non è una biografia asettica scritta da un personaggio esterno, ma si avvale anche di una frequentazione con lo stesso autore. Sì, la frequentazione c'è stata da parte mia perché comunque con Mario ci conosciamo da anni e quindi ogni tanto ricevevo le sue telefonate per informazioni, per notizie, per puntualizzazioni su determinati argomenti, su determinate occasioni di questa biografia. Chi ha senz'altro partecipato di più a questo è mio fratello, perché è legato da un'amicizia molto più profonda con Manlio, e quindi la loro frequentazione era, non dico quotidiana, ma quasi, ecco. Io comunque sono un po' la memoria, una memoria veramente molto spiccata, per cui riuscivo a ricordare dettagli che magari ad altri erano sfuggiti, e quindi le mie conversazioni con Maglio vertevano soprattutto su questi punti, insomma. Ecco, chiediamo allora a Nicola Boletti il suo livello di partecipazione alla stesura di questo libro. È stato attraversare e condividere certi ricordi che peraltro, anche se la storia di mio padre è in sé eccezionale, sono anche ricordi che fanno parte di quello che è l'ambiente familiare di Manlio e di tanti altri, perché la grande storia parla di vincitori e vinti, e poi c'è la gente che ha vissuto tutti gli accadimenti. Credo che l'importanza di questo lavoro sia ricordare quello che sono stati i nostri nonni piuttosto che i nostri padri, per le loro vicende che purtroppo spesso non abbiamo saputo ascoltare o abbiamo voluto dimenticare. Questo libro che è una biografia romanzata, ma si basa su fatti reali documentati. Questo libro è un attraversare un pezzo di storia che sì, è di mio padre, però è un pezzo di tutti quelli che hanno vissuto il dramma del fascismo, il dramma della guerra e il dramma della ricostruzione successiva. Ecco, prendo le mosse proprio da questo dramma per dare la parola all'autore e cominciare a vedere un po' più da vicino i fatti storici della grande storia in cui l'allora giovane Enzo Boletti si è trovato coinvolto. Abbiamo ricordato le parole di Cavalleri, un romanzo d'amore dove c'è a un certo punto l'amore per Ines che entra in scena e diventerà poi appunto l'altra protagonista di questo romanzo, che non è un romanzo nel senso che è un romanzo storico, possiamo dire, non solo. Entra però in conflitto quasi con quell'altro amore, l'amor di patria, che anche per via dei tempi della propaganda dell'epoca ardeva nel petto di Boletti, fino al punto quasi da minacciare la prospettiva di un futuro insieme, quando Boletti poi decide di arruolarsi. Sì, Nicola, chiedo scusa, Enzo Boletti nasce nel 19 a Brescia, nella casa di famiglia Boletti, che è ancora la casa del notaio Boletti. Una cugina notaio abita ancora là, alcuni parenti Boletti abitano ancora là, in via Broletto, numero 45, vero?
se non sbaglio, 49, 49, 49. Chiedo scusa, sbaglio che il numero di casa mia, a Brescia. Una famiglia della buona borghesia bresciana, parliamoci chiaro, perché il papà di Enzo è un notaio, fra i più o forse il più giovane notaio d'Italia, che si trasferisce a Brescia dalla Nazia Polpedazze, perché sono queste le terre di origine, ecco le verdi colline del lago di Garda, a Brescia, dove fra l'altro avrà la sede notarile secondaria, mentre la prima è Eidolo in Val Camonica, ed ecco la frequentazione di quei territori. La famiglia è una famiglia di formazione, dal punto di vista culturale e politico, liberale, di un liberalismo riconducibile in parte al bresciano Zanardelli. I ragazzi, a partire da Enzo, ricevono una formazione cattolica, frequentando gli oratori e quant'altro. Enzo, perché inizia un'avventura che avrebbe potuto tranquillamente evitare? Era il terzo di tre figli maschi. Gli altri due fratelli più grandi, il notaio Angelo e il fratello Alessandro, erano impegnati sui vari fronti, quindi a lui competeva starsene a casa, e questo quanto sperava la mamma Aurora Moreschi, e che dava per scontato il papà notaio Emilio. Ma Enzo è fatto in altro modo, ma non è nemmeno un fascista. È innamorato sì di Mussolini, e avverte in Mussolini la presenza di un uomo quasi della provvidenza. Ma soprattutto Enzo è animato da un desiderio: partecipare alla storia, fare la storia. Aggiungete questo a un carattere un po' fumantino, molto brillante, intelligente, capace di contattare l'altro, capace anche di conquistarlo. E abbiamo il Boletti studente all'Arnaldo di Brescia, un po' discolo, che insomma non perde tempo, non perde esami, ma a un certo punto il preside chiama il papà e altri tre o quattro, basta, chiuso. Con l'Arnaldo il discorso è chiuso, allora si trasferisce a Castiglione Stiviere. E lì da qualche mese di postazione e pedinamento opportuni, come si fa anche nel mondo scolastico, conosce Ines. Apro una piccolissima parentesi. Lui all'inizio vive il trasferimento a Castiglione come una specie di esilio Una e punizione, non potrà mai immaginare che invece diventerà la sua patria esattamente. di elezione, come abbiamo detto. La Ma considero questo proprio grazie a Ines. proprio una punizione. Poi l'uomo sa arrangiarsi, dopo un po' di tempo lega con i compagni di classe, conosce i maggiorenti anche del paese, del partito fascista, Castiglione Stiviere, come notaio Tiano, come Martinetti e altri ancora. E da lì cresce la sua adesione al sogno di fare la storia, di partecipare alla grandezza dei destini della nazione. Sapete, sono gli anni in cui si sogna l'Italia imperiale. Rileggere oggi quelle pagine, quelle atmosfere e quant'altro fa sorridere oppure fa piangere. Invece, al tempo, una generazione intera si ritenne coinvolta dalla missione di rendere più grande la patria. Era questo il desiderio di Boletti, il quale, contro anche la volontà di Ines, con cui si fidanza presto, la presenta in casa ai suoi, in Brescia, a casa Boletti, fa conoscere i suoi fratelli e soprattutto a mamma e papà. Lui frequenta casa Marini, perché in casa Marini si troverà sempre a proprio agio, assai più che nella casa di famiglia. Ma Enzo, a un certo punto, provocando dolore anche a Ines, fa lo strappo, e dopo pochi mesi dall'ingresso in guerra è iscritto alla facoltà di filosofia e lettere di Milano. Prima si era iscritto in ingegneria a Torino. Una mattina, anziché prendere il treno per andare a Milano, prende la strada che lo porta al distretto militare e si iscrive come volontario nel corpo degli alpini, e così viene arruolato.
Sofferenze e dolore del padre, il quale è contrario alla guerra e contrario al fascismo, va anche detto. Ha tenuto i figli al riparo, va legato a quella borghesia cattolica legata in curia, che risponde ai nomi più famosi dei Montini, dei Tavini e quant'altro. E questo del figlio gli sembra un tradimento e soprattutto il terzo figlio, anch'esso che sceglie il rischio della morte, tant'è che non lo accompagnerà in stazione quando se ne andrà. Soffrirà in silenzio per 12-13 anni. Quando rientrerà a casa dopo un anno o due per breve licenza, il colloquio a tavola verte su tutt'altri argomenti, tranne che su quello della guerra e dell'impegno militare. Enzo parte perché vuole fare la storia. Ha la maturità classica, è studente universitario, non gli importa nulla della carriera militare. Si chiede di arruolarsi come volontario, non fa il corso ufficiale, non fa il corso sottufficiale. Ma Enzo è un personaggio carismatico, è forte fin da ragazzo e i suoi superiori lo notano subito, soprattutto una caratteristica forte in Enzo Poletti emerge fin da quando è ragazzo: l'attitudine al comando, alla conquista dei suoi uomini, chi aveva a che fare con lui. Esercitava un ruolo di leader naturale, senza forzature alcune. Ed eccolo che sotto pressione, anzi sotto ordine dei suoi superiori, fa prima il corso sottufficiale alpini ad Aosta, poi si trasferisce fra quello per ufficiali alpini e poi è sottotenente con la Tridentina, infine va sul fronte orientale. E lì freme perché vuole andare in Russia. E questo mi ricorda un po' il nostro Corti, la stessa cosa, insomma. Michele Tintori vuole andare per conoscere quella gente e per fare grande la patria. Non ha in mente nient'altro. Ecco, tra poco lo seguiremo al fronte e poi anche in Russia. Fermiamoci Esattamente. un attimo alla comparsa di Ines nella sua vita, che evidentemente era anche l'unica forse in grado di tenergli testa per certi versi, tant'è che di fronte a quel carattere fumantino, lei forse è la prima che gli dice: guarda che con me il tuo modo di fare non attacca, insomma, cioè, ora cito un po' a memoria dal libro. Prima di vedere poi come evolve la situazione relativamente al conflitto, appunto inquadriamo un attimino queste due personalità, Enzo e Ines, con gli occhi di chi li ha conosciuti naturalmente dalla prospettiva dei figli. Quindi vorrei chiedere a Maddalena Boletti un attimino com'erano questi, più che altro questi due caratteri, per continuare poi la narrazione della loro storia. Sì, due caratteri molto diversi, due caratteri molto forti, un'unione la loro veramente notevole, una comunanza di intenti, di ideali, e quindi quello che io così ho come ricordo, visto oltretutto adesso con gli occhi di me in questo momento, è quello di una vita familiare, la nostra serena ma ricca di impegni in cui i valori che mio padre e mia madre hanno sempre sostenuto si inframmezzavano alla vita quotidiana e ne facevano parte. La vita pubblica di mio padre era inscindibile da quello che era la nostra vita privata, cioè noi partecipavamo a tutto quello che era il suo impegno, sia dal punto di vista politico, come amministratore del Comune di Castiglione del Stiviere, che per quanto riguarda il mondo di Croce Rossa. Quindi due caratteri molto forti, due persone comunque complementari e che insieme sono riuscite a mettere da parte un loro passato particolarmente duro e difficile per creare un qualcosa,
nel futuro con la speranza comunque così di portare avanti le loro idee. Anche il fatto che io e mio fratello esistiamo è stata una grande conquista perché mia madre era molto malata perché era stata contaminata dagli isotopi radioattivi con i quali lavorava e quindi nessuno credeva in una sua possibile gravidanza. Invece sono nata io, poi è nato mio fratello e quindi questa volontà comunque di andare avanti, di tenere il passato in un cassetto che si apriva ogni tanto per raccontarci qualcosa, ma che comunque era stimolo per il futuro, per creare qualcosa nel futuro, la fiducia appunto nella possibilità di andare avanti, nonostante tutte le difficoltà. Per completare l'affresco, diciamo così, chiedo ancora a Nicola Boletti invece un altro aspetto di vita familiare, non secondario nella vicenda di Enzo Boletti, perché il fidanzamento e poi successivamente il matrimonio con Ines significava anche l'ingresso nella famiglia Marini ed è un'altra famiglia che ha avuto la sua importanza, non solo nella storia personale di Boletti e della vostra famiglia. Diciamo che fra qualche mese saranno 100 anni che mio nonno ha finito di costruire quella casa che avrebbe rappresentato il futuro della sua famiglia. Una famiglia, e stiamo parlando della prima parte del Novecento, in cui i figli avevano la massima libertà per inseguire i loro sogni. Infatti, vediamo Marino che amava il volo, diventerà il più medagliato nell'aviazione della Seconda Guerra Mondiale. E lo vediamo dalla Somalia alla Spagna, alla guerra degli aerosoliranti nel Mediterraneo. Armando, un'altra persona brillante che con una decisione un po' ottocentesca, dopo un rifiuto d'amore, parte volontario e sarà in Eritrea, e poi sarà in Albania, e poi preso prigioniero durante la guerra d'Africa, portato in India, dalla quale tornerà nel 1946 su una barella con una malattia che segnerà il resto della sua vita. A mio zio Oreste Marini, che ha fatto dell'arte la missione della vita. Dopo Monza sarà per 2 anni a Vienna per conoscere quel mondo mitteleuropeo che tanto l'affascinava, e sarà poi negli anni successivi critico d'arte, studioso e anche insegnante. A mia madre, che si laurea prima in biologia e poi in medicina, e poi farà 2 anni di specializzazione presso l'Istituto Curie, e poi prima donna in Italia. Studierà l'applicazione degli isotopi radioattivi per la cura per il cancro. E mia zia Zita, che accompagnerà mio nonno nelle sue attività anche imprenditoriali, la prima filiale della banca agricola fuori Mantova, era in quello che oggi è il salotto di casa mia. Quindi un ambiente dove mio padre si trova bene, è un senso forte di condivisione, pur parlando di persone che seguono anche strade opposte, ma è l'amore della famiglia quello che tutto lega. E quando rientrerà malato, pesava 39 kg, e ritroverà un mondo che era andato avanti 12 anni. Di assenza sono moltissimi. Va a cercare, ritrova mia madre, che in quel periodo era
era ammalata, colpita da radiazioni. E comunque decidono di continuare la loro vita e lo faranno a Castiglione, perché tutti quelli che sono gli accadimenti diventano memorie e sono il motivo per costruire un futuro. Forse la più importante lezione è che tutto ti serve per guardare avanti. Che la vita è un cercare gli orizzonti, anche se magari non riesci ad raggiungerli, l'importante è farlo seguendo i tuoi valori e condividendoli con chi ami. Ecco, adesso finalmente, per modo di dire, entriamo nel campo di battaglia con l'autore. Prima della prigionia sovietica c'è un'altra fase rilevante della guerra, ne abbiamo accennato, che è quella dell'avventura polacca. Che è preceduta da quel periodo di battaglie sul fronte orientale, prima dell'8 settembre del 43, tant'è che i superiori di Enzo Boletti, del sottotenente Enzo Boletti, propongono, insistono per il suo passaggio in SPE, cioè in servizio permanente effettivo, che questo per un militare di carriera è il massimo degli onori, pensando al volontario alpino Boletti. E poi l'8 settembre, la tragedia di tutti, il 9 settembre, il giorno dopo, io ho ricordato alcuni nomi, non ho voluto coinvolgere nessuno, ho guardato solo in casa mia, che è stata molto fortunata, però insomma, io porto il nome di un mio zio carabiniere scelto, morto il 9 settembre, là nelle terre dove è stato catturato di fatto Boletti il 9 settembre, un altro mio zio carabiniere che riesce a scappare via dal Montenegro e arriva a casa solo 2 anni dopo e rimane nascosto. Ho ricordato i generali Mantovani, Ferrante e Gonzaga che muore ammazzato vilmente dai tedeschi l'8 settembre, subito dopo la proclamazione dell'armistizio. E qui una tappa significativa che a Padone. Sono in treno, mi stanno portando da Merano e dintorni verso l'Austria, verso la Germania, verso il sud della Polonia. Ci sono Enzo Boletti, il suo grande amico Franco Mancini, che già ha conosciuto nelle terre slave, l'altro grande amico Ezio Micheli, sarà questo il trio che sfiderà in Polonia da un lato i tedeschi, dall'altro lato i russi, ma ne parleremo. E vengono fatti scendere un certo giorno dal treno e gli fanno ascoltare un messaggio graffiante sotto la tettoia della stazione ferroviaria. È il Duce che parla da Monaco. All'inizio, no, non è lui, è lui, sì, è lui, è lui. E là Mussolini insulta quei militari che hanno tradito il loro mandato non schierandosi con i tedeschi, eccetera, eccetera. A Enzo Boletti e a quegli uomini che avevano deciso di giocare la loro vita per la grandezza della patria e per vivere la storia, fu una doccia gelata che fece crollare da subito tante, niente affatto granitiche, tante presunte certezze. E poi c'è da Stablach l'arrivo a Debrecen-Reda, un campo di concentramento tedesco terribile, terribile, con delle pagine veramente angosciose, sofferenti quanto i gulag sovietici. Ma qui la provvidenza aiuta, la storia aiuta, la vita aiuta Enzo Boletti, che conosce uomini di grande valore, i suoi commilitoni, ma conosce Giuseppe Lazzati, con cui stringe amicizia, che frequenta alcune volte,
ma da cui si distacca un po' perché dice: io non so consegnarmi a Dio con la totalità degli azzardi, io sono troppo preso dalla rabbia con il corpo, sono troppo preso dalla voglia di fare, di agire. E poi conosce Giovannino Guareschi, con cui stringe un'amicizia che dura per tutta una vita, poi l'illustratore Novello e tante altre persone, oltre a Lombrevi, oltre a Magnani, a Reginato, a Magni e a tanti altri ancora. Amici che mi saranno amici sino all'ultimo momento, sino all'ultimo respiro. E poi quell'altreno che da Debbie Irene porta probabilmente a un campo di lavoro, a un campo di concentramento in Germania, ma tipico Enzo Moletti, Franco Mancini, tra l'altro figlio di nobile famiglia, il padre ammiraglio, un conte, tutta la famiglia distrutta sotto un bombardamento, Enzo e Micheli non ci stanno, architettano la fuga improvvisata con la copertura dei compagni, doveva esserci anche un quarto, l'avvocato Gianni Chiodi di Brescia, ma non ce la fa perché non sta bene, la febbre eccetera. Questi tre si buttano dal finestrino del treno e rotolano lungo la scarpata in mezzo alla neve e fuggono nelle foreste di Polonia, e lì comincia la grande avventura polacca di Enzo Moretti, di Franco Mancini e di Micheli, fino al punto che loro diventeranno degli eroi nazionali per la Polonia. Una pagina eroica, guardi, che a un certo punto Moletti sarà capitano dell'esercito dell'Arma Krajowa, l'esercito collegato al governo libero, diciamo, chiamiamolo così, polacco, che ha sede in Londra, che è quello osteggiato dai sovietici e quant'altro. Ecco perché anche allora i polacchi sono, come per millenni di storia, francudine a martello, da un lato il martello tedesco, dall'altro l'incudine russa. E Enzo si fa carico di questo, diventa uno di loro, ha attitudine al comando, scala senza chiedere alcunché i gradi, ha ruoli significativi in battaglie partigiane importanti, diventa capitano, poi colonnello diverrà dell'esercito di liberazione polacca. Franco Mancini la conoscerà, la morte eroica. Là è ricordato in una lapide, in una chiesa vicino a Cracovia, e insieme a lui anche gli altri italiani, Boletti e Micheli in testa. Ma lo ricorderemo dopo con Giovanni Paolo II, che ha l'età di Moletti. C'è un anno... Ecco, infatti volevo fermarmi un attimo qui, nominato Cracovia, Giovanni Paolo II, ovviamente agli occhi e alle orecchie di Giovanni Paolo II la figura di Moletti non era nuova. E no. Saltando per di qualche decennio, a quando ormai Giovanni Paolo II è Papa da diversi anni, nel 91, 1991, in occasione del centenario di San Luigi Gonzaga, si reca in visita a Castiglione delle Stiviere e ha un incontro con Boletti, in cui gli dice chiaro e tondo, insomma, sappiamo chi sei, ma in senso buono. Ma quando Carlo Buifila viene via dall'altare, si ferma al primo banco, dove c'è Sommaruga, il presidente della Croce Rossa Internazionale, ma poi ne parlerà Maddalena Croce Rossa, perché Croce Rossa gioca un ruolo fondamentale nella vita di questa famiglia, di Enzo e di Ines, di Ines e di Enzo. Lo saluta, gli dà la mano, e nella fotografia si vede che è addirittura Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, che va a porgere la mano a Boletti. Lo saluta e dice: Xagni Kruk. Altri lo chiamavano Xarni Diabò. Xarni è il nero, per via della pelle olivastra, il colore olivastro della pelle di Enzo Moletti. E nero, quindi nero. E poi Corvo, il nome di battaglia. Gli dice in polacco: i miei compatrioti la ricordano con la gratitudine e l'affetto di allora.
e poi i due si parlano alcuni minuti in polacco, e solo una persona probabilmente sa cosa si sono detti, della signora Ines, che è sempre stata la confidente delle cose importanti di Enzo. Però per me, cattolico anche, un gigante come Karol Wojtyla, il polacco, che sorride e va incontro e stringe la mano a Enzo Boletti e lo saluta col nome di battaglia di quel 44-45 in Polonia, vuol dire tanto. E poi il riscoprire da parte dei polacchi che l'Italia è loro amica, perché il generale Dombrowski, che è nell'inno nazionale, fu garibaldino e l'Italia è nella nostra, è nei nostri cuori. E poi, quando in Polonia finalmente incontra un prete in una notte, i tre bussano fin quando questo prete apre sospettoso, cominciano a parlare un po' in latino, Enzo che dice qualche parola in latino, l'altro gli risponde in italiano, perché è un prete polacco che era stato 2 o 3 anni nella meravigliosa Roma, e da lì parte un'avventura esaltante di amore intenso di Boletti e dei suoi due fratelli alpini per la Polonia, per i resistenti polacchi, la battaglia contro i tedeschi, la battaglia anche guardandosi alle spalle contro i russi, un anno straordinario che si conclude in un modo indegno. In un modo indegno perché a un certo punto viene a mancare, non sono riuscito a sapere se eliminato fisicamente o se era lui, si era lasciato sparire, l'ufficiale di collegamento con il governo provvisorio polacco in Londra. E Boletti in qualche modo ne prende le veci quando gli propongono la possibilità di rientrare, forse attraverso Croce Rossa, verso casa, nemmeno casa, verso casa. La tentazione in Enzo è fortissima, ma il giuramento, l'onore, l'amore verso il popolo polacco lo fanno restare là al suo posto. E il 1 aprile del 1945 bussano alla sua porta il suo corrispettivo sovietico con due militari che, con questa scusa, i superiori dell'Armata Rossa vogliono conoscerla di persona, vista la sua fama e il suo prestigio. Boletti. In realtà quello si rivela un tranello, dobbiamo purtroppo saltare un po' perché il tempo sta scorrendo più del previsto, però dobbiamo, ecco, è importante mettere in evidenza questo, come la seconda parte del conflitto, la prigionia in Russia, comincia proprio con un tranello in cui lui all'inizio viene anche lusingato apparentemente, poi l'ospite d'onore si trasforma in prigioniero. Viene portato in una villetta bianca, trattato con i guanti i primi giorni, per primi interrogatori, addirittura viene invitato come ospite riguardo a un balletto al Bolshoi con tanti ricevimenti e quant'altro. Ma cosa vogliono? Vogliono i nomi dei referenti polacchi in Londra. Vogliono i nomi degli infiltrati dell'Armia Krajowa nell'esercito russo e anche in quello tedesco. E poi alla fine vorranno anche saperne di più su quella che per loro, per i sovietici, è cosa sospetta, l'ingresso in Polonia e subito l'abbraccio da parte dei polacchi nei loro confronti. Enzo non cederà mai. Botte. Guardi che Boletti si è ridotto a un certo punto da 3 costole rotte, la spina dorsale compromessa, un collasso polmonare distrutto, un anno e più di Lubianca, di vessazioni per sé quotidiane, un processo farsa che è... E poi 8 anni, quasi 8 anni e mezzo di campo di concentramento, prima Vorkuta, e poi a Uralski, tutti e due questi campi di concentramento sono nella Russia orientale oltre il circolo polare artico. La temperatura è fra meno 40 e meno 60,
Le dico solo un particolare macabro, ma per dire, beh, insomma, mi è rimasto impresso, lo scrive Enzo in una sua lettera, quel secchiello d'alluminio davanti alla baracca, pieno dei pezzetti di naso e dei lobi d'orecchio staccati dal gelo. Enzo Boletti resiste perché ogni notte alla fine riesce a ritornare alla sua patria, ma soprattutto ritorna alla sua Ines. E poi la grande sorpresa che mi ha riservato Boletti in questo, che pure ho conosciuto in vita, la profonda fede di Enzo Boletti. C'è Dio al fondo del tunnel di Boletti, sempre, sempre, sempre. Una sola volta crede di essere stato abbandonato e lancia un grido, che è un po' il grido manzoniano dell'innominato, ricordate, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E subito si riprende perché ricorda Ines, con cui aveva studiato il Manzoni a casa Marini, eccetera, eccetera. Dio lo accompagnerà sempre. E questa per me è stata una sorpresa, non sulla adesione al cattolicesimo di Enzo Boletti, ma sulla profonda fede personale. Questo, in questo momento, forse, non l'ho mai pensato prima, mi aiuta a capire qualcosa di più dello sguardo intenso che si scambiano e delle parole fraterne che si sussurrano all'orecchio. Giovanni Paolo II e Enzo Boletti. Bene, uomini del genere hanno fatto la storia, uomini del genere sono stati dimenticati e sconosciuti, uomini del genere sono l'orgoglio del nostro paese. Riscoprire loro significa riscoprire la nostra dignità di essere italiani. Così io concepisco i miei lavori di storia, ecco. Quel poco che riesco a fare, non tanto da storico classico che passa per documenti, ma piuttosto da filosofo della storia, seguendo il mio vecchio maestro universitario Gianni Maria Pozzo, che è di scuola gentiliana e quant'altro, anche se poi ho preso strade diverse. Ecco, proprio a questo proposito, la seconda parte della vita di Enzo Boletti, quella familiare, ma anche quella di amministratore pubblico e possiamo dire di punto di riferimento per l'intero territorio, per il rilancio dell'economia, della vita sociale dell'intero territorio, in qualche modo scaturisce spontaneamente anche da questa sua personale integrità, da questa sua naturale autorevolezza, al punto che lui ci tiene a non candidarsi, a qualificarsi come indipendente, cioè, e gli altri in qualche modo fanno riferimento non all'esponente di questo o quel partito, ma proprio alla figura e all'addirittura morale di Enzo Boletti. Prima di rispondere a questo, domanda fondamentale, la seconda parte del libro, mi consenta solo di dire due cose, solo accennarle. Beh, da un lato è il rapporto di Boletti con i russi. Mi ha sorpreso. Enzo Boletti ha saputo distinguere fra la barbarie del regime sovietico e la bontà storica del popolo russo. Quando verrà via da Uralsky, dove rimarrà quasi 2 anni immobile nel letto perché a meno 40 gradi con un camicione di tela grezza si muore all'istante, andrà nella valle del fiume Yenisei, sempre verso Mongolia e Manciuria, lontanissimo, per quasi 1 anno e mezzo, e si manterrà come pescatore e quant'altro, e lo apprezzeranno, gli vorranno bene e quant'altro. Non dimenticherà mai quei giorni. E quei giorni gli hanno fatto amare il popolo russo, nonostante ciò che ha vissuto. Quando torna a casa, Enzo però è un uomo, come dire, distrutto. Anche perché il mondo è cambiato, cerca i suoi amici a Brescia, ma a Brescia gli tributa comunque, ricordiamolo, un'accoglienza fantastica. Quando il 26 novembre del 54 arriva alla stazione di
Brescia, sono migliaia le persone, fra stazioni lungo la strada, che lo aspettano, che vedono il suo nome, che lo fanno passare di spalla in spalla. C'è anche una nipotina che non sapeva nemmeno di avere, con un mazzo di rose rosse che spalla a spalla sugli alpini, sui suoi alpini, gli va incontro. E lì c'è l'incontro con la famiglia Boletti, la mamma Aurora, il papà, i fratelli. L'amore tanto, parliamoci chiaro, perché tanto il padre che soprattutto il figlio, il fratello maggiore, il notaio Angelo, si dava da fare a Roma nel 50, perché nel 52 Enzo, e nel 50 Enzo riesce a far mandare a casa una cartolina dove dice salutate padre Brevi e Ines, quindi fa sapere sono ancora vivo e lì si comincia a cercare e bisogna ricordare qualcuno come il ministro degli esteri, il liberale Martino e quant'altro, oltre al corpo degli alpini e a tutti coloro deputati a queste cose che lo cercano. Enzo però si sente un pesce fuor d'acqua. Lì c'è anche il problema di Ines, perché ha incontrato tutti. Pensate alla gioia di Enzo, quando finalmente entra in terra italiana, il treno si ferma a Tarvisio e a Tarvisio salgono Don Brevi e Reginato, due fratelli abbracciati qualche anno prima in un campo di concentramento sovietico. Io mi commuovo nel dire queste cose. E poi ritorno a casa e lì Ines che non sta bene e alla fine sa che cos'ha e lui corre da Ines che è il suo grande amore e Ines lo aspetta e insieme vincono la battaglia e quindi si sposano scegliendo una chiesetta di San Michele sopra Salò sull'alto del lago di Garda lontano da tutti perché giornalisti e quant'altro volevano sapere troppe cose e poi contavano loro due con due amici che rappresentassero tanto della loro vita. Chi potevano essere? Beh, l'alpino Gianni Chiodi per Enzo Boletti e l'eroe pure decorato Marino Marini per Ines. E comincia l'avventura di vita. E lì comincia a girare per negozi d'arte, antiquari, quant'altro, seguendo il cognato Oreste, compagnia bella. E Oreste che gli butta là l'amo, ma perché dobbiamo risvegliare Castiglione, che era un paese di 8.000 abitanti, con 3.000 assenti fuori Milano o in Svizzera, in Germania, al lavoro, quindi 5.000 persone di più, nessun posto di lavoro. E poi anche Ines, e alla fine, contro ogni sua previsione, anche con la pressione di un amico, in quegli anni fu fondamentale per Boletti, l'asse con Monsignor Aldo Vignola, poi due caratteri forti, distinti e distanti, avranno anche che dire, però nasce il miracolo castiglionese e lì Boletti è veramente grande, si dimostra nella vita civile quanto fu nella vita militare e lei considera intanto che riesce ad agganciare l'opportunità del 1800, del 1959. È sindaco da 3 anni, neanche. Le celebrazioni sono già programmate e quant'altro. Si attacca al centenario della battaglia di San Martino e da lì poi nascerà il Museo Internazionale di Croce Rossa, di cui parlerà chi lo conosce dall'interno, come l'amica Maddalena. Ecco, infatti adesso do subito la parola a Maddalena Boletti. Purtroppo il tempo ci sta sfuggendo di mano, quindi dobbiamo. Due parole sul sindaco, devo dirle però. Dopo la Croce Rossa parliamo anche di Boletti sindaco, però apriamo un attimo, che non è una parentesi perché è tutt'altro che marginale, il ruolo della Croce Rossa nella vita di Enzo Boletti. Il ruolo della Croce Rossa nella vita di mio padre e anche nella vita di mia madre, perché per entrambi Croce Rossa è una costante. È grazie a una cartolina di Croce Rossa che mio padre riesce a dare notizie di sé e quindi è grazie a quella cartolina
che mia madre si reca più volte a Ginevra per cercare di chiarire questa situazione e di far sì che sia lo Stato italiano che la Croce Rossa si muovano per ottenere la sua liberazione. Sarà mia mamma presidente onoraria del comitato cittadino che si costituisce per celebrare nel 1959 il centenario della nascita dell'idea di Croce Rossa. Croce Rossa nata per l'appunto, idea nata per l'appunto nel Reginald, dopo aver visto il soccorso che le donne di Castiglione prestavano ai feriti della battaglia di Solferino e San Martino. Quindi mia mamma promotrice, addirittura io ho presente un articolo della Gazzetta di Mantova in cui proprio nel titolo è citata la dottoressa Ines Marini che viene definita la missionaria dell'atomo a sostegno di questo progetto. Il progetto viene in effetti realizzato e nasce e viene inaugurato proprio in occasione del centenario della battaglia di Solferino e San Martino e dell'idea di Croce Rossa, della nascita dell'idea di Croce Rossa, il museo nel Palazzo Longhi Triulzi a Castiglione delle Stiviere. Museo che è non soltanto la casa di un'idea, dell'idea di Croce Rossa, ma anche la testimonianza della realtà di Croce Rossa nel mondo. E infatti nel corso degli anni verranno organizzate mostre a tema di molte società nazionali di Croce Rossa, europee, ma anche di Cina, Stati Uniti, Giappone. E quindi per testimoniare appunto la presenza della Croce Rossa nel mondo e il fatto che la solidarietà e i principi di umanità sono comunque sempre validi e dovrebbero essere applicati da tutti. Riconoscimento di questa attività di tutta una vita di mio padre è il conferimento il 25 novembre del 1997 della medaglia Henri Dunant, che è la massima onorificenza della Croce Rossa internazionale. Questa medaglia è stata consegnata a Siviglia in occasione della riunione dell'Assemblea Generale della Federazione Internazionale della Croce Rossa e del Consiglio dei Delegati. Una medaglia che è stata attribuita all'unanimità dalla Commissione Permanente di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Mio padre era già stato colpito dall'ictus nel 95, quindi non poteva muoversi. Pertanto siamo stati io e mio fratello a ritirarla, siamo andati a Siviglia e l'abbiamo ritirata e questa medaglia ci è stata consegnata dalla regina di Spagna, Sofia di Spagna, e il certificato da Sua Altezza Reale, la principessa Margaret d'Olanda, che al tempo era la presidente della Commissione Permanente della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. Erano presenti i delegati di 175 società internazionali. Per noi è stato un momento veramente molto toccante e che ci ha segnato profondamente. Vari altri sono stati riconoscimenti ricevuti da mio padre, sempre nel 1997. Il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro gli aveva conferito l'onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Nel febbraio del 2002 il Presidente Ciampi l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce. Ma ritornando a quello che è l'impegno di Croce Rossa, veramente mio padre ha saputo stimolare in tante persone, soprattutto nei suoi volontari, questo amore per gli altri, amore per chi ha bisogno e l'importanza dell'aiuto nei confronti di chi si trova in situazioni di svantaggio.
Vorrei un attimo citare una cosa scritta da lui a proposito del scritta da lui a proposito in occasione della terza giornata del diritto umanitario internazionale. Dice: il destino ha voluto che sopravvivessi a quegli errori anche grazie all'organizzazione della Croce Rossa, e ho ripreso la vita con una nuova coscienza dei suoi valori e una più chiara visione delle cose del mondo. La violenza fa parte della natura dell'uomo, e sulla terra divamperanno sempre i conflitti generati dall'egoismo dei popoli. Dipende comunque dalla volontà degli uomini creare un futuro migliore attraverso la misericordia di una giustizia uguale per tutti. Ma è necessario l'impegno costante di ogni singolo individuo al rispetto dei diritti sociali di tutti, nella solidarietà verso i più deboli, nella fermezza contro i soprusi degli egoismi e soprattutto nella fede di quei valori che sono il senso della vita dell'uomo. Il volontariato di oggi è simbolo di tutto questo e certezza nel domani. Penso che queste parole possano riassumere un po' quella che era la sua idea di Croce Rossa, il suo credere in valori che vanno al di là dei fatti contingenti, ma sono un qualcosa che sta al di sopra, qualcosa di più alto. La Croce Rossa per lui aveva non soltanto il compito di salvaguardare la dignità degli uomini, ma anche quello di segnalare e di denunciare le violenze, i soprusi che purtroppo nei vari stati del mondo sono quotidiani. E quindi credo che questi siano i valori che ci sono stati trasmessi da mio padre e da mia madre, perché anche mia madre è sempre stata una donna di Croce Rossa. Ai tempi dell'università, mentre studiava medicina di giorno, di notte prestava servizio all'ospedale Rizzoli come infermiera volontaria. Durante tutta la sua vita come medico si è dedicata all'aiuto degli altri, di chi era disperato per malattie che sembravano inguaribili, e poi nella sua vita da sposata, diciamo così, è sempre stata accanto a mio padre, sostenendolo in tutte le sue attività di Croce Rossa e anche attività politiche, e come donna di Croce Rossa ha tramandato a me la partecipazione al comitato femminile di Croce Rossa, nel quale ha sempre lavorato nel quale poi ho lavorato anch'io, e quindi questi credo che siano i punti fondamentali che vanno ricordati, e questi valori che sono stati tramandati a me e mio fratello e che fanno parte della nostra quotidianità. Allora, vediamo proprio un rapido cenno alla dimensione pubblica più da vicino come sindaco di Enzo Boletti, e poi successivamente passeremo la parola a Nicola Boletti invece per parlare di un'altra dimensione importante, che è stata quella degli alpini, racchiusa in un simbolo particolare che tuttora si trova sulla sua tomba. Chiedo appunto un cenno prima all'esperienza politica di Boletti sindaco all'autore Paganella. Ma Enzo Boletti è un moderato uomo di centro, di cultura liberale, alla fine entra in lista, viene subissato di preferenze, non era nemmeno lui il designato sindaco dei pronostici, ma lo diventa poi a furor di popolo. Sarà sindaco per quasi 20 anni, con l'interruzione di 4, perché quando faranno gioco sporco lui immediatamente si dimetterà, per riprendere poi sotto spinta popolare il mandato 5 anni dopo. Praticamente dal 1956 al 70, con quell'introduzione di quasi 4 anni. Castiglione, insomma, Boletti va a pescarvi uno a uno. Nel 59, 60, 61... prende il rubinetto di Rapetti, che viene via da Milano ed era all'avanguardia in Europa, la porta a Castiglione.
fa la corte alla famiglia tedesca proprietaria della Vella perché lo stabilimento di Verona si trasferisca in Castiglione. Corteggia, va fino in Inghilterra, Lanzmann, allora si chiamava così, industria chimica, nasce la Castiglione industriale e insieme le grandi aziende alimentari come la Barzetti, lo Stelligarda. E Bolezzi è l'anima di tutto questo e il coordinatore di tutto questo. Quando avrà quei 4 anni quasi di vuoto, diciamo così, suo mandato di sindaco, beh, è costretto di fatto a fare il coordinatore di tutte queste aziende, perché l'uomo riscuote massima fiducia, ma soprattutto riscuote anche la unanime grande competenza e capacità di gestione. Bolletti fa la sua parte da uomo di mondo, spregiudicato quando occorre, abile nel muoversi, fermo sui principi fondamentali e trasforma insieme ad alcuni altri Castiglione delle Stiviere da un vecchio borgo stanco e abbandonato nella cittadina industriale che passa dai 5.000 realmente residenti agli 8.000 che figurano l'anagrafe, passa ai 14-15.000 abitanti, più 3-4.000 lavoratori che vengono da fuori comune ogni giorno, e questo nell'arco di meno di 20 anni. Non a caso l'area stessa ha scelto questo sottotitolo: dall'inferno sovietico al boom economico, al miracolo economico. Bolletti fa tutto questo. Ritorna in Russia una volta ancora, alla guida di una delegazione di industriali castiglionesi e mantovani. Va anche le 3 ore di libertà, va anche davanti alla Lubianca, sente ancora quel carillon che lo salvò fra una pastoratura e l'altra alla Lubianca, viene via subito, si ferma, beve una doppia vodka, perché da alpino russo è passato con grande confidenza dalla grappa alla vodka. Torna a casa. È un uomo di riferimento per le aziende, ma per la cittadinanza tutta. Certo, Enzo Bolletti è e vuole restare indipendente. Non si cura troppo della vita dei partiti, anche della Democrazia Cristiana, nelle cui liste come indipendente viene sempre eletto e rieletto. Ma uomini del genere non sono uomini di partito. Uomini del genere danno il meglio di sé solo se si mettono il bene comune davanti. Certo, l'Italia, siamo negli anni 70-80, comincia a cambiare, il regime dei partiti comincia a farsi regime. Bolletti chiude nel 75 la sua esperienza di amministratore. Continuerà per anni ancora a lungo il ritorno fra i suoi amici alpini, anzi ne conosce di nuovi, ne ricordo due, perché sono anche amici cari miei morti quest'anno. Sono Gian Battista Lazzari di Desenzano e Giovanni Mazzacani, il suo caro Giovanni Mazzacani, di Pugnago del Garda. Poi nel 95, quella notte, l'urlo che squarcia in silenzio, la corsa di Ines e Nicola, l'ictus, e ancora il grande alpino combatte 10 anni per rimanere in questa vita accanto alla sua famiglia. Signore sempre, mi ricordo, dico un particolare, mio suocero aveva un bar pasticceria accanto al comune, quindi Bolletti tutti i giorni praticamente scendeva a prendere il caffè, gli impiegati da solo. Conosce mia moglie da quando era una ragazzina, bambina. Una volta che vado a trovarlo a casa in quei 10 anni prima della morte, lui non ci vede praticamente quasi più, solo ombre,
io ero saluto il cavaliere, sono Paganelli, eccetera, saluta mia moglie Paola, che lui conosce da quando è nata. Beh, Enzo Moletti si alza in piedi e accenna un baciamano. Piccola cosa, grande lezione, signore sempre, questo è e molto di più. Enzo Moletti per me e per chi l'ha conosciuto. Arriviamo dunque agli ultimi anni e c'è un simbolo, come abbiamo accennato, un simbolo che gli è stato regalato proprio dal figlio Nicola, che sintetizza la sua dimensione di alpino, alpino sempre, e che gli è stato molto caro proprio negli anni della vecchiaia. Io avevo trovato questo bronzo opera del Canonica di un mulo dell'Alpini con gli onori di guerra, gliel'ho regalato per un Natale. Per lui è stato forse il più bel regalo che abbia ricevuto. L'aveva nel suo ufficio, che poi negli ultimi 10 anni della sua vita sarà la sua camera da letto. Anche malato, tutte le mattine quando si alzava, andava a carezzare il mulo sulla testa, perché tutta la sua vita adulta è stata con un cappello, con una penna nera. La sua guerra, tutte le sue traversie, il ritorno con un cappello prestato. E poi anche il rincontrarsi con amici di un tempo, con nuovi amici, con quel modo speciale che vuol dire essere alpini. Questa parte fondamentale unita a quello che è l'amore per la Croce Rossa, che comunque deriva anche dal fatto di aver subito anni di lager prima e di gulag dopo, dove quello che erano le convenzioni di Ginevra non esistevano, cioè la protezione del militare ferito o prigioniero non erano contate. Quindi essere alpino, quello che ha comportato nella sua vita essere alpino, è un punto fondamentale, un orgoglio e un modo di essere, di vivere, come peraltro oggi ancora è per tutti quelli che alpini sono stati. Grazie, siamo arrivati davvero alla conclusione. In realtà abbiamo sforato un bel po' rispetto allo standard di queste conversazioni, ma vi assicuro che vi abbiamo raccontato una minima parte di quello che poi troverete nel libro in maniera più dettagliata e vi assicuro estremamente coinvolgente. In conclusione, ecco, ringrazio naturalmente l'autore, ringrazio Nicola e Maddalena Boletti e lascio la parola a Paganella per chiudere con un'ultima suggestione che in fondo abbiamo accennato in partenza. Conti e Corti e Boletti. Lo dice Cesare Cavalleri, per me, oltre che un amico carissimo, è un maestro, anche un cattolico, un intellettuale di altissimo profilo. Dice, ma in Corti, sì, dico, in quella pagina, eccetera. Ecco Corti che dice, ma non c'è, lo fa dire a Michele, il protagonista del romanzo, ma non c'è qua, sì, là nel bosco, dentro un capanno ci sono gli irriducibili, Boletti, Brevi, Magnani, Italo Stagno, e altri. Ecco, ho sempre pensato a questa parte dei Corti, perché? Ma perché la storia ha voluto, il fatto ha voluto, che l'alpino Enzo Boletti vivesse una tragedia diversa da quella dei suoi fratelli alpini, che dovette abbandonare quando si buttò giù
da quel treno con Mancini e Micheli per l'avventura polacca. Perché poi molti di questi rientrarono, e rientrarono prima. In ogni caso furono anche nei gulag sovietici, come Brevi, come Reginato, per tanti anni, ma in qualche modo insieme. Boletti fa 8 anni e mezzo di campi di concentramento solo a Stalino 5, incontrerà per 2 o 3 mesi Brevi, Reginato e gli altri. E pensate alla solitudine. Eppure Boletti, e voglio chiudere con questo pensiero, la capacità di rileggersi, ma c'è quella lettera che anche Cesare richiama e dice solo più tardi, dopo lunghe vicissitudini, ha capito quella lezione anche di fede che ai tempi dell'incontro con Lazzati non gli era familiare e maturo. Dice: ora alla fine del cammino sento in me la gioia serena della vita e sembra che nella stanchezza del corpo anche il dolore sia divenuto la dolce colorazione di un meraviglioso tramonto, felice presagio dello splendore del domani. Questa frase andrebbe tranquillamente messa in un'antologia scolastica e fatta meditare alle nuove generazioni. Sono sicuro per un'Italia migliore. Grazie. E concludiamo mostrando la copertina del libro a questo punto per tutti coloro... Non è vero, sono 600 pagine, però si vede. Si vede, si vede. Ecco, 600 pagine che assicuro non vi spaventeranno, ma anzi faranno venire voglia di continuare ad esplorare, a conoscere la vicenda umana. Il Boletti a torso nudo che è in copertina è perché è in esercitazione al campo di Aosta, quando ha 20 anni. Grazie. Grazie all'autore Manlio Paganella e grazie a Maddalena Boletti e Nicola Boletti e a tutti coloro che ci hanno seguito questa sera con, devo dire, con grande interesse, a giudicare dai numerosi commenti in arrivo. Grazie ancora a tutti, buona serata. Grazie a voi, buonasera.